L'argomento di oggi è biciclette contro auto. Sei in onda? Sì, hai ragione. Le auto dovrebbero imparare a condividere la strada e le biciclette dovrebbero smetterla di disturbare i pedoni. Giusto, i ciclisti dovrebbero ricordarsi che le strade sono state costruite anche per loro. Servirà tempo perché tutti imparino a convivere. Vi racconto una storia. Buongiorno. Io ero in bicicletta e un poliziotto all'angolo mi chiama con il suo ditino e mi dice: ecco. Buona giornata. Ero passato con il semaforo rosso. Mi ha fatto una multa da $50. E questa è una... Ho visto il tuo sguardo. Devi dargli una possibilità. Difende entrambe le parti e poi è divertente. Non sono una fan di Cinco Dublin, ma sono una grande fan del tuo caffè, Sam. Grazie. Troppo gentile, Lia Townsend. Allora, J.R., cosa ne pensi? Io adoro questo personaggio. Che carattere! Ah, bene, sono sollevata. Jody Bellarusa è forte ma femminile. Non ha paura di prendersi ciò che vuole. È il mio modello. Sono contenta che ti piaccia io, perché il modo in cui ho sviluppato la storia... Domanda veloce. Non ho capito di cosa parla il libro. E tu? Certo che sì. Oh, bene. Questo è un sollievo, perché la cosa non si riflette su queste pagine. Non c'è dramma, non c'è conflitto, niente. Solo 300 pagine di arcobaleni. Oh. Io direi oh oh. Lia, il primo libro ti è venuto di getto. Cosa sta succedendo? Beh, ricorda che stavo scrivendo di me stessa. Io sono la figlia di un senatore e Kathleen è figlia di un senatore. Sai, ho preso esperienze della mia infanzia e ho fatto qualche aggiustamento. Credi che quello che hai usato la prima volta funzionerà di nuovo? Credo di avere solo qualche problema con un personaggio che è così diverso. Andiamo, non fare la riservata con me. Sei una scrittrice molto dotata. Ora, ad un libro servono il conflitto, la lotta, una protagonista che affronti chiunque le si pari davanti. Lei lotta, a modo suo, ma... Beh, io ho bisogno che Jody Bellarusa lotti a modo mio, e in fretta. Voglio essere sincera. Ti rimangono 4 settimane per la consegna, quindi ecco il tuo manoscritto. E... qui c'è qualche idea che io e il dipartimento marketing abbiamo elaborato. Non fare quell'espressione preoccupata, sono solo un paio di capitoli. Margaret, dov'è la mia insalata? Come è andata col capo? Sei mesi per finire questo libro e ora dovrei riscriverlo da capo. Cosa? Ma non dovevi riscrivere solo un paio di capitoli? Sì, ma devono essere riscritti a modo suo e non sono sicura di cosa intenda. Lia, tu sei brillante, ti verrà in mente qualcosa. Tieni, assaggia. Che cos'è? È forse della Ducca? Solo tu potevi riconoscerla. Troppe spezie? No. Bene. Oh, devo infornare l'anatra e ci saranno degli avanzi più tardi. Non posso, è venerdì. Oh, certo, la grande notte. Fammi indovinare, Edward ti porterà alle Selle Bistro. Prenderete una sogliola di Dover, l'insalata mista, una bottiglia di vino rosso, salterete il caffè e pagherà il conto. Non è per niente vero. È un sollievo. A volte pago io il conto. Siete così prevedibili. Non siamo prevedibili, è solo che in quel ristorante ci trattano così bene. Ok. Per che ora ti riporta a casa di solito? Non lo so, più o meno alle 10 e un quarto. È solo un colpo di fortuna. Tu non fai che accontentare gli altri. E tu mi stai distraendo dal mio lavoro. Ti chiamerò dopo. Chiamami solo se fare qualcosa di nuovo, tipo ordinare delle crepes Suzette. Stanne certa. Allora, vorrei iniziare il discorso con una barzelletta. Ok. Due nuclei di uranio-238 stanno bevendo in un bar. Oh. Uno chiede all'altro: che ne dici di dividere un altro giro? L'altro nucleo risponde: non voglio. Dobbiamo scindere. Scindere. Magari non è una barzelletta molto divertente. No, Edward, qualcuno riderà. Sai, la testerò al party di Dinglindel domani sera. Tu devi osservare le reazioni. Va tutto bene? Non lo so, la mia editrice non accetterà il libro senza che prima faccia delle modifiche. È molto strano, il tuo ultimo libro era così bello. Perché non hai detto niente? Non volevo che ti preoccupassi. Sei dolce, ma intendevo a J.R. Non preoccuparti, su, ordiniamo. Uh,
sei mai sentito come se dovessi andare avanti, ma invece non fai che girare in tondo. Buonasera, professor Cruz. Signorina Townsend. Ethan, ciao. Vorremmo entrambi ordinare... sogliola di Dover. E un'insalata verde, per favore. Scelta eccellente. Veramente, io vorrei una crêpe Suzette. Vuoi dire quei pancake fiammeggianti? Sì, non sembra divertente. Ma sono così... sono così esplosivi. La sogliola andrà bene. Sei sicura? Sì. Ordina quello che vuoi. Oh, no, no. È sempre buona qui. Io non ti credo. Le ho ordinate crêpe Suzette, proprio come hai detto tu. Sono buone come le mie? Non lo so. Appena ho visto l'espressione di Edward, io... Hai preso di nuovo la sogliola? Oh, Lea! Non fargli da zerbino. Che problema hai? Il mio problema è che non ho niente da mettere. Devo essere bella per il ricevimento di Edward di questa sera. Beh, tu stai sempre bene. E lui non noterà quello che indossi comunque. Hai ragione. Ho passato le ultime due ore ad esaminare il mio guardaroba quando dovrei scrivere perché non riesco a trovare un conflitto per la mia protagonista. Perché non usi i conflitti che hai con Edward? Perché non ne abbiamo. Non discutiamo su niente, mai. Io amo Edward, è grandioso e sono... Noioso? Ti annoia? Ti senti annoiata quando sei con lui e rendi anche lui annoiato? Per niente. Siamo perfetti l'uno per l'altra. Siamo insieme da due anni. Sai cosa ti serve? Qualcosa che noterà di certo. Oh! Ti piace? Quello è... quello è... è un bel vestito rosso. Stai bene? Sì, ecco, no, io... io sto bene. Dici che è troppo... Sì, è troppo. Posso andare a cambiarmi? Vuoi che mi cambi? Ecco, non c'è tempo. Quindi dovremmo tenerci questo. Ok, ma se sei sicuro? Io lo sono. Ok. 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 Lia, il tuo bicchiere è vuoto, cara. Io ti prendo un altro drink. Oh, no, non preoccuparti. Posso farlo io. Tu devi intrattenere i tuoi amici professori. Vai pure. Dottor McKinley. Medinilla magnifica, anche conosciuta come lanterna rosa. O orchidea filippina. Ed io che tentavo di impressionarti. Scusa, non volevo disturbare. Tu sei Lia Townsend? Sì, e tu sei Cinco Dublin? La situazione potrebbe diventare imbarazzante. Sono sicura che stessi solo facendo il tuo lavoro quando hai recensito il mio libro. Wow, adesso sì che si è fatta imbarazzante, vero? Chi ricorda una stupida piccola recensione alla radio? Anche se ben scritto, cara Miss Townsend, è troppo semplice basarsi sulla propria infanzia. Questo indica che non si ha nient'altro da dire. Mai più. Wow, è stato scortese. È davvero un ottimo vino. Sì, beh, devi provarlo. Davvero. Prendi. Tiramela in faccia. Ma cosa? Tiramela in faccia. Non ti tirerò del vino in faccia. Me lo merito, ti prego. Il rosso è il tuo colore. Eccoti qui. Ti stavo cercando. Io sono stata qui per tutto il tempo. Soltanto perché non mi piace il tuo vestito. Non ti piace?
No, mi dispiace, io non intendevo questo. È solo... Non ti servono dei vestiti sgargianti, Lia. Stavo solo provando... A fare cosa? Niente, non ti preoccupare. Godiamoci il party. Ok. Sono Edward. Entra. Ciao. Ciao. Mi scuso per non aver chiamato prima di venire. No, io credo sia grandioso che tu abbia fatto qualcosa di spontaneo. Wow! Cosa succede? Sono davvero belli. Non vuoi prima leggere il biglietto? Voglio fare tutto il possibile... Perché tra noi funzioni e so che anche tu vuoi lo stesso, Edward. Un corso di 4 settimane in gestione dei conflitti già pagato. Quando ho visto l'annuncio ho subito pensato, è perfetto. Sai, cara, i conflitti per alcuni sono più duri che per altri. Sì. Cosa ha a che fare con questo? Beh, sai, la serata è stata un po' strana ieri sera e tu hai detto che stai riscontrando dei problemi con il personaggio del tuo libro. Sì, ma credimi, non era niente. No, ma mi ha fatto pensare, magari noi dovremmo imparare a gestire i conflitti in un modo proattivo che ci migliori la vita. Cosa ne dici? Credo che se tu pensi che questo ci aiuterebbe... Grande! Ok, ok, bene... La prima lezione è questa sera. L'indirizzo è proprio qui sul coupon. Io devo scappare al lavoro. Sarà una cosa magnifica. Vedrai. Sono così eccitato. Scusami? Carol, tu hai pagato in contanti, quindi puoi sederti. Sì. Oh, solo un secondo. Buonasera, benvenuta. Nome, per favore. Edward Cruz. Ah, no, io sono Lia Townsend. Edward Cruz ci ha iscritto a questo gruppo. Lia Townsend, come la Lia Townsend, figlia del senatore? Sì. Me lo stavo chiedendo. Ho davvero adorato quel libro. Oh, grazie. Non si preoccupi, non devono sapere che c'è una celebrità. Sono sicura che verrà spesso importunata da tutti i suoi fan. Sì, eccola qui. Ma nessun Edward Cruz. Oh, Edward non è mai in ritardo. Non potremmo aspettarlo? Beh, se non è sulla lista, non partecipa al corso, quindi sembra che lei sia da sola. No, sono sicura che sarà qui tra pochi minuti. Probabilmente è lui. Bene, sono anche in anticipo di un minuto. Ciao, tu devi essere Marilyn. Esatto. Io sono al 5 Dublin e questo è... L'ordine del tribunale. Sì, colpa mia, ho perso la calma con uno degli ospiti ed è stato scortese. Con un altro ospite, Townsend, diciamo che non se ne abbiamo ancora finito la sua registrazione. Cosa ci fai qui? Questa è la mia scrittrice preferita. Una sola parola. Imbarazzante. Mi dispiace tanto. Salve a tutti, benvenuti. Io sono Marilyn Hawkins. Guiderò il corso e sono qui per aiutarvi ad affrontare diversi livelli della gestione dei conflitti. Quindi perché non cominciamo col presentarci? Io sono Glenda e dovete sapere che il marito pensava che fosse una buona idea. Robert, il marito pensavo che questa fosse una buona idea perché la moglie ha difficoltà a tenere le proprie opinioni per lei. Beh, se qualcuno avesse fatto davvero le cose che aveva detto che avrebbe fatto... Sai quanto sono non occupato? Non avrei dovuto davvero rinfacciarmi. Okay. Robert, Glenda, è per questo che siete qui. Questo è un esempio perfetto. Avanti. Oh, salve, sono Ernie. E sono davvero contento di essere e qui. E perché è qui? Oh, questa è una domanda eccellente. Nella mia ultima valutazione al lavoro, hanno notato che ho la tendenza ad essere passivo-aggressivo. Non si preoccupi, possiamo aiutarla a risolvere. Grande. Salve, sono Carol e vorrei che le persone... Mi scusi?
Sono Carol. Vorrei che le persone mi ascoltassero di più. Credo che sia un'eccellente decisione, Carol. Quindi manca solo lei. Io sono lì a Townsend e non ho nessun problema con i conflitti. Non so perché sono qui. Ok, bene. Magari potrebbe spiegarci chi è Edward Cruz e perché lei pensa che dovrebbe essere qui. Edward è mio cugino di secondo grado e questa è stata solo una sua idea, quindi... Tuo cugino di secondo grado è iscritto tutti e due ad un corso per la gestione dei conflitti. Sì. Ok, allora perché pensa che lui non sia qui? Beh, non si sente troppo bene ultimamente. Si sta riprendendo da un intervento. Un intervento a Irene. Oh, e gli auguri una pronta guarigione. Ok, allora, prima di cominciare ho delle questioni da risolvere. Allora, Ernie, qui dice che lei non ha pagato per il corso. Cosa? No, ho pagato online. Chi ha detto che non ho pagato? Intervento a Irene è un'operazione molto seria, lo sapevi? Mm-hmm. Chi credi che sia stato il donatore? Lei sa, Ernie, che devo riferire ogni suo comportamento al suo supervisore. Da quando? Beh, sa una cosa, se ha con lei una ricevuta possiamo risolvere subito. È stato carino, ti fa ancora male un pochino proprio qui. Sì, ma credo che dovremmo ascoltare. È così buffo, perché sai, i reni sono qui dietro. Dovrebbe farti male lì. Certo. No, non ho la ricevuta. Bene, credo che questa sia comunque una lezione, ma temo che lei non possa restare. Cosa? Vedete, i conflitti ci prendono quasi sempre di sorpresa. Non sono eventi che pianifichiamo. Ernie, ad esempio, non ha realizzato che le sue azioni avrebbero scatenato un conflitto. Ehi, non mi piace che mi si faccia sembrare stupido. No, troppo tardi. Magari tu dovresti starne fuori. Minacci mia moglie. Ehi, calma, ragazzi. È un corso per la gestione dei conflitti. Sono sicuro che Ernie non intendesse niente di male. Ok, ragazzi, perché non vi sedete? D'accordo, abbiamo visto quanto un conflitto possa diventare stratificato. Era una farsa. Sì, esatto, grazie mille, Ernie. Può sedersi. Era esagerato? Perché mi è sembrato, sì, ok? Questo è stato molto interessante. Allora, Glenda, lei gestisce i conflitti usando il sarcasmo. E Robert, lei prende i conflitti per le corna. E Cinco, sono sorpresa che si sia gettato nella mischia, ma attenzione, l'impulsività può ritorcersi contro di noi. Carol, ho pensato che stesse per scappare. Tranquilla, ci lavoreremo. E Lia... A giudicare dalla sua faccia, credo che preferirebbe fare un'otturazione che affrontare un conflitto, ragione? Credo che dovremmo provare ad andare d'accordo. Senti, senti. Ok, bene. Sono molto contenta che siate tutti qui. Quindi perché non cominciamo con il primo esercizio? È semplice. Lia, ma non mi hai chiamato? Sì, scusami. Dove eri finito? Scusami? I fiori, il coupon, il corso, era stasera. Sì, sì, lo so. E com'è andata? Com'è andata? Mm-hmm. Io... Ti prego, dimmi che è stato utile per te. Credevo che lo avessi prenotato perché fosse utile per noi, non solo per me. Io non ho un problema con i conflitti. Nemmeno io. Non ne ho. Lia... Il fatto che tu sia venuta fin qui stasera per dirmi come ti senti è un passo davvero grande per te. Lo è. Credo che sarà davvero positivo, amore mio. Pensa a questo come a un investimento per il nostro rapporto. Voglio dire, io sono sicuro di essere disposto a fare qualunque cosa perché funzioni. E tu invece? Sì, certo, io... Certo che sì. Allora, il prossimo esercizio si chiama affronta e accetta. Uno dei partner deve comunicare all'altro una sua forte opinione, l'altro deve solo accettarla e rispondere onestamente, ma senza ribattere o avere paura. Cominciamo con Cinco e Lia. Ok, Lia, può cominciare. Non posso. Ok. Ad esempio, che non le piacciono i suoi vestiti o che interrompa le persone. Non riesco a pensare a niente. Ok, d'accordo. Allora, Cinco, inizi lei. Io credo che a te questo corso serva più che a chiunque altro sia qui. Con rispetto. Cosa ne pensa? Risponda cosa ne pensa. Io credo che lui non mi conosca davvero e che non è possibile che possa fare un commento del genere. Ok, va bene. Lo dica a Cinco, non a me.
Sapete una cosa? No, non posso. Credo che mio cugino abbia commesso un errore, che non sapesse di che corso si trattasse. Mi dispiace, stiamo sprecando tempo. Ok, ma non se ne vada con il suo problema, d'accordo? Il mio problema? Magari è lei che ha un problema con la sua voce calma e il suo atteggiamento pacato. Magari è solo una facciata, magari è lei che non sa come affrontare le cose. Fantastico, bel lavoro. Lo dica a Cinco, non a me. Quello che sta provando ora si chiama rabbia male indirizzata. È molto, molto comune. Si sieda, prego. Robert ed Ernie saranno i prossimi. Bel lavoro. Per quel che vale, professoressa, concordo pienamente con la sua affermazione. Grazie. Suonava davvero sincero. E odierei che rivolgessi quella pungente opinione a me. Ok, ascoltami. Primo, io non ho nessun conflitto nella mia vita. Edward ed io non abbiamo mai avuto una singola discussione. A me non piace neanche ferire le persone. Non mi piace ferire i sentimenti degli altri. E cosa ne sa lei della rabbia male indirizzata? Non tornerò più a quel corso. Aspetta, aspetta. Ok, lei sostiene di non aver nessun problema con i conflitti. Quindi, naturalmente, io le dico che a lei quel corso serve più che a chiunque altro. È così strano. Lui sta parlando proprio del suo gruppo. Come te. E la sua risposta è stata: io penso che non dovrei essere qui. Quindi, gente, ovviamente io la penso diversamente. Quindi non farò nomi, perché non sono quel tipo di uomo. L'ho appena detto ad alta voce e credo di sì. Ok, ecco il punto di quello che vorrei dire. Credo che questo corso sia adatto a chiunque abbia problemi di qualunque tipo, non solo per la gestione della rabbia. Quando hai iniziato ad ascoltarlo? Beh, da quando hai detto che era nel tuo gruppo. Sta parlando di te, vero? È solo uno show. E la mia domanda è questa. Perché è così difficile per noi accettare la verità su noi stessi? Qualcuno è convinto di non avere problemi con i confronti. Sentite qui. Alla fine, invece di fare l'esercizio con me, il suo partner si è rivolta direttamente all'insegnante. No, è un bugiardo. Certo, lei non ha nessun problema con il confronto, nessuno è a posto. È una domanda che mi ronza in testa, ascoltatori. Voglio sentire cosa ne pensate. Cosa stai facendo? Lia, cosa fai? 5D, sei in onda. Beh, io... Ok, cominciamo con qualcosa di molto semplice. Come ti chiami? Jody. Jody Bellarusa. Sei pessima, Lia. Jody. Ciao, Jody. Cosa ne pensi della mia confusa Madame X? Sai una cosa? Magari a quella ragazza non serve il corso del tuo gruppo. Magari tu ami il confronto così tanto da sguazzarci. Sei tipo un vampiro del confronto. Quando sei attratto da qualcuno che non ha il tuo stesso problema, diventi insicuro, ti metti sulla difensiva. Quando la verità è che sei tu che non sei capace di gestire quello che davvero provi. Cosa ti fa pensare che sia attratto da lei? Wow! Peccato che tu non l'abbia potuto dire a te stessa. Bene. Credo di aver reso chiara la mia opinione. Questo tienilo tu. Ok. Sono felice che siate venuti. Tua madre ha detto che hai cercato di annullare. Non ho detto questo, Douglas. Ho detto che stava lavorando. Non annullerei una cena con te, papà. Brava. Douglas, cosa ha detto il dottore? Niente sale. Ha anche detto di evitare le situazioni stressanti e l'ho sorpreso ad ascoltare il 5 Dublin Show oggi. No, dovresti dare ascolto al tuo dottore. Quel ragazzo è uno sciocco. Il tuo dottore ha circa 70 anni. No, Dublin è oltraggioso, ha una piattaforma dalla quale avvelenare il pensiero pubblico, proprio come il suo vecchio. Ne prendo un po'. Suo padre ha dedicato la sua intera carriera giornalistica ad attaccare ogni mia mossa. Douglas, non esagerare. Io credo in una solida, buona via di mezzo. E se ero un po' troppo a sinistra, dichiarava che ero troppo liberale e bastava un piede a destra perché dichiarasse che ero troppo conservatore. Voglio dire, è stato giusto? Con me? Lia? Dici a me? Ecco, sì, io penso che qualunque cosa suo padre ti abbia fatto è... Beh, tra te e Dublin Senior non ha niente a che fare con Cinco. Lia, sono sorpreso. Tu hai ascoltato il programma. Sì, caro. Abbiamo tutti ascoltato la trasmissione. Non era così male. Tu sei d'accordo con lei? Sono sicura che fosse indecente. Bene, esatto. Almeno posso contare su qualcuno per la verità. Spero che ti ricordi di lavarti. Io certo che lo faccio. Ricordo l'ultimo libro, hai indossato la stessa tuta per giorni. È stato solo perché la mia lavatrice era rotta. Hai mai assaggiato quei pancake fiammeggianti?
Vuoi dire le crêpe Suzette molte volte? E papà era imbarazzato. Oh, mai con tuo padre. Quindi hai sempre fatto solo quello che voleva papà? Abbiamo trovato una soluzione comune. Sì, ma sto cercando di ravvivare le cose con Edward, proponendo di provare cose nuove. E lui mi guarda come se gli avessi proposto di rapinare una banca. Le relazioni sono così, Lia. Hanno alti e bassi, non può di certo sempre andare tutto liscio. Infatti è come la penso io. Gli studenti non sono più quelli di una volta. Allora, mi ci sono voluti un paio di giorni per capire, ma poi qualcosa è scattato, ora capisco quello che intendi. Aggiungere del conflitto dà una vera spinta alla trama ed è eccitante. Sono eccitata per le modifiche ed ho quasi finito. No. No? No. Ora ci sono dei conflitti nella vita di Jody, ma non vengono gestiti. È troppo aggressiva ora. Tesoro, voglio leggerti qualcosa direttamente dal dizionario. Conflitto, essere contro in disaccordo con qualcuno o qualcosa, una lotta o in opposizione, uno scontro. Non c'è scontro, accade tutto nella sua testa, lei non fa niente. Lo farà, J.R., lo farà, non ti deluderò. Posso scrivere tutto quello che vuoi. E poi non era Hemingway che disse per un buon romanzo servono almeno 10 anni. Hemingway non aveva preso un grosso anticipo che avrebbe dovuto restituire. E lei ha detto, no, l'altro giorno sono andata al cottage e poi... Oh, ciao! Sto dando al libro una seconda possibilità. Come faccio con le persone? Grazie. Grazie a te. Suppongo di avere degli scontri con i compratori con cui ho a che fare. Sono stato richiamato 7 volte per colpa di persone che considero amici. Tu invece? Io non ho conflitti nella mia vita. Infatti la mia editrice sostiene che non c'è conflitto nel mio nuovo libro. Invece secondo me c'è, ma a quanto pare non del giusto tipo. Cosa mi dice della relazione padre-figlia del suo primo libro? Quella non era basata sulla sua vita? No, io non sono quel personaggio. Voglio dire, io non farei mai niente per dispiacere o imbarazzare mio padre. È perché ha un rapporto tranquillo e spensierato con lui o è perché lei evita i conflitti con tutti? È molto tranquillo. Scusate, vorrei dire una cosa. Sto rileggendo il tuo vecchio libro, come sai, e ha uno svolgimento un po' vittoriano, ma superato questo scoglio si intuisce che è stato scritto col cuore. Ma ora stai dicendo di voler riscrivere il tuo libro per compiacere la tua editrice. Non la sto compiacendo, e compiacere non è questo che significa. Non ho detto che concordo con la mia editrice, e comunque ricorda che tu non mi conosci davvero. Io ricordo che non sono lo zerbino di un editore o di un padre. Torni al suo posto. Davvero, molti credono che la maggior parte degli uomini abbia dei problemi irrisolti con il proprio padre. Io sono dell'altra parte. Ho ascoltato il tuo show. E questo cosa vorrebbe dire? Tuo padre è un uomo rispettato in città. Tu sei un intrattenitore, lui è un giornalista politico. Io sono un giornalista. Tu sei un buffone. Ok, ad alta voce e in fretta voglio che mi diate una fonte di conflitto per voi. Via! I bulli? Come quelli con cui lavoro. Lei. Lui. Eccellente, eccellente. Ok, allora, giochiamo al gioco dell'oca dei conflitti. Coraggio. Dai, forza, andiamo. Non intendevo offenderti. Tranquillo, non c'è problema. Mister, so tutto io. Dico quello che vedo. Forse ti servono gli occhiali. Forse, ma ci sono cose che vedo molto chiaramente. A mio parere, questa è una crisi a cui tutti in questo paese, non solo noi che siamo qui oggi, dovrebbero rivolgere la loro attenzione. La vostra educazione dovrebbe costare più di una berlina? O due? Quando io studiavo qui, dovevo pagare solo i libri e sapete, qualche drink alle feste. Ma oggi la situazione è fuori controllo. Ascolteremo il mio amico, il preside, tra un minuto, ma ora voglio ascoltare voi, ragazzi. Come credete che... Cosa provate? La lezione non inizia prima delle 10. Ciao. Lia, che è successo? Non preoccuparti, io... Non hai dimenticato un appuntamento? Volevo farti una sorpresa prima che iniziassi la lezione. Oh, grande. Io sono davvero felice che tu sia qui, cara. Già, anche io. Tieni, muffin.
E ho del caffè appena preso al chiosco di Sam. Caffè? Oh, ti ringrazio. Allora, su cosa farai lezione oggi? Siamo arrivati a metà della teoria di Heisenberg. Oh, suona interessante. Davvero? La teoria è che durante gli esperimenti quantici si verifica una quasi inevitabile tendenza umana a influenzare ogni situazione, proprio come tu hai influenzato questa. Ehi! Lia! Ciao! Cosa ci fai tu qui? Ci piace portare lo show tra la gente a volte. È buffo perché pensavo di averti visto seguire la trasmissione qualche minuto fa. Cosa ti porta qui? Io ero qui per vedere mio cugino, ma sto andando via. Me ne stavo proprio andando. Edward? Sì. Lui è un professore. È la prima settimana da quando è rientrato al lavoro e io volevo solo vedere se si stava riambientando. È stato carino da parte tua. Sì, grazie. Non c'è di che. Voglio scusarmi per se ti ho offeso all'ultima lezione. Non devi, non c'è davvero bisogno. Sto bene. Ok, bene. Al corso di questa sera ci sforzeremo di essere un pochino più sensibili e sento che sto imparando. È molto generoso, ma io non tornerò più al corso. Sono davvero indietro con il mio libro e se non lo consegno tipo ieri... È davvero un peccato. Iniziavi a piacermi. Ora dovrò legare con Carol e mi spaventa, devo dirtelo. Buona fortuna per il libro. E sarò più gentile nella prossima recensione. Già. Edward, ciao. Cos'è questa roba? Sono rimasto così colpito dal tuo gesto spontaneo di questa mattina e dal tuo interesse per il mio lavoro che ho pensato di sdebitarmi. Quelli sono i compiti degli studenti? Del mio corso avanzato. Pensato quanto sarebbe stato divertente per tutti e due passare la serata a correggerli insieme. Edward, devi scusarmi per averti sorpreso questa mattina. È stata un'idea davvero sciocca. Sì, in effetti non era proprio da te. Beh, sai, a volte è bello non essere come me. Perché sarebbe un bene non essere come te? Giusto. Scusa. Ordiniamo una pizza, che dici? Se cominciassimo adesso, potremmo riuscire a finire per le 11. Sai una cosa? Ho dimenticato che ho il mio corso stasera. Stasera? Sì. Spero che tu non sia terribilmente deluso. Quindi sta andando bene, allora? È un percorso. Beh, sono davvero felice che tu stia ottenendo quello che ti serve dal corso. È vero. Ok. Scusate il ritardo. È finito. Stiamo andando in gita. Bene, ma che bella sorpresa. Ero in conflitto con me stessa. Quindi sei venuta per risolvere? No, per evitarlo. Ok, allora vi dividerò in squadre da due. È divertente aggiungere un po' di competizione. E in palio abbiamo una gustosissima cena al Mangallos. Ok, scegliete un colore. In quel posto è impossibile prenotare alla moda. Facciamo squadra, ok? Ah, sì. Bene, ora trovate la persona col vostro stesso colore. Oh. L'obiettivo di questo esercizio è temporeggiare in fila il più lungo possibile. Quindi voglio che avvertiate l'intensità del conflitto che cresce intorno a voi perché state bloccando la fila. Capito? Via! Cosa dice? Voglio saperlo. Secondo te cosa dice? Oh, sì che vuoi, partner. Mercanteggiare con il cassiere per 10 centesimi con la scusa di avere pochi spicci. Partner 2, fate peggiorare la situazione dichiarando di essere agitati e di avere fretta. Io farò questo, è facile. Cinco Dublin è appena stato messo nella squadra perdente. Non credo, non perdo mai quando c'è un premio in ballo. C'è una prima volta per tutto. C'è una prima volta per tutto? $8.30. Lia Townsend, sei tu. Wow, signora Musgrave, cosa ci fa qui in città? Abitiamo di nuovo qui. Tua madre non te l'ha detto? No,
Ho sentito che il tuo romanzo sta andando alla grande. Ok, non mettiamoci a scrivere un romanzo ora e andiamo avanti, volete? Non ascoltarli! Uno dei due deve prendere un altro prodotto per bloccare la fila. Fai sempre così! Ti ho appena detto che andrò a prendere degli spinaci! Potrebbe controllare il prezzo di questi. Alza la voce, non ti ha sentito. Potrebbe controllare il prezzo di questi. Carol, tu puoi farcela. È stato bello vederla. Oh, potremmo fare un ladies brunch. Sarebbe perfetto. È fantastico, tiriamo fuori le nostre agende e fissiamo un giorno per il brunch proprio ora, sì? Sì? Robert, Glenda, ciao. Da ora in poi, quando vi rivolgerete all'altro, vorrei che usaste frasi come io sento. Invece di tu. Ok, bene. Mi scusi, il suo resto? D'accordo che la lentezza è ricchezza, ma qui forse stiamo esagerando. Mi scusi, credo mi abbia dato 10 centesimi in meno. Andiamo, signora. Signora? Li ho appena contati, le sono caduti? No. Io sento che un prodotto della sezione surgelati che è dall'altra parte del negozio giù in fondo ci garantirebbe più tempo di un prodotto che è proprio e qui. Io sento che mi stai dicendo che cosa devo fare. Intanto serve il signore. Oh no, non posso attendere. Mi servono i miei 10 centesimi adesso. Oh, signora, sono 10 centesimi. Lasci perdere. Ok, bene. Mi dispiace, me li dovete. E non posso lasciare che il negozio mi derubi di quello che mi spetta di diritto. Ok. Mi dispiace di essere così prepotente. Scusi, accettate. Piselli congelati, allora. Ben fatto. Grazie. Ben fatto, Robert. Carol, tu puoi farcela. Potrebbe controllare il prezzo di quelli. Se non ha tempo di farlo, non importa. Voglio dire, se io facessi il suo lavoro, controllerei ogni prezzo. E magari servirebbe un confronto sui prezzi. Oh, sì. Vogliamo assicurarci di aver fatto l'affare migliore. Con quei peperoni. Signora, la prego, lasci che serva a me e poi potrà avere i suoi preziosi 10 centesimi, per favore. Sto invecchiando. Potresti prendere questi 10 centesimi, vedrai che la cosa si risolverà. No, signora, è molto gentile da parte sua, ma questa donna non merita di essere scagionata così. È solo, se deve saperlo, prima che il mio zio preferito morisse, mi ha dato questi vecchi 10 centesimi e, sa, quelle monete hanno un significato davvero speciale per me da quel giorno e so che è sciocco. Sono passati 10 anni ormai e dovrei aver superato la cosa, ma 10, come 10 centesimi, visto, è davvero... Wow! Oh. Ok, wow. Grazie. Mi dispiace davvero per la morte del tuo zio preferito. È stato davvero geniale. È stato assolutamente ridicolo. È stata l'unica cosa che mi è venuta in mente che non mi avrebbe fatto rinchiudere come si fa con i pazzi. Tu sei stato davvero spregevole. Sì, è vero, siamo stati una grande squadra. Ok, avete fatto tutti davvero un ottimo lavoro oggi. Avete compiuto un importante passo avanti confrontandovi con i conflitti in modo molto pubblico. Dovreste essere orgogliosi di voi stessi. Grazie, ma ci dia il premio, così potrò portare mia moglie nel ristorante più alla moda della città. Beh, a dire il vero, secondo i miei tempi sono Cinco e Lia ad aver vinto. Hanno vinto? Com'è possibile? È possibile per 4 secondi. Ecco, sapete, io non ho mai tempo di mangiare, proprio mai. Perché non lo prendi tu? Oh, ragazzi, prima che andiate ho un compito da assegnarvi. Rimanendo nelle stesse squadre, voglio che andiate ad affrontare la persona con la quale avete il maggior conflitto. Confrontatevi con loro e scoprite cosa c'è in loro che vi fa scattare. E quando lo facciamo? Dovete farlo entro la prossima settimana. Ora torniamo al van. Oh, che bello. Beh, non so perché tu non sia eccitata, voglio dire. Non dipende da me, forse avrai sentito che quel posto fa schifo. No, in effetti ho sentito che quel posto è meraviglioso. Oh. E allora? Credo che potremmo... che potremmo andarci a pranzo. Vada per il pranzo, domani. Anch'io preferisco così, è meglio. Sei già immersa nel lavoro, vedo. Ciao. Che sorpresa. Non dovresti essere al lavoro. Sì, ma... era urgente.
Lia, so che c'è stata tensione tra noi ultimamente e so che io sono stato occupato e che tu sei stressata per il tuo libro. Sì, un pochino. Sì, mi ci vuole un po' per arrivarci a volte, ma lo capisco e credo di sapere cosa ti serva ora. Davvero? Un laptop? Sì, so che il tuo vecchio computer sta facendo i capricci e che tu non ne compreresti mai uno da sola, quindi questa mattina andando al lavoro ho deciso... che diamine, ecco, a te. Che pensiero carino. Grazie. Ora io devo andare al campus, ma un'ultima cosa. Ti porto fuori a pranzo sabato. Io te il laptop? I dettagli via email. Allora, che cosa farai oggi? Ecco, sarò rinchiusa qui a scrivere. Non ti trattengo. Ci vediamo sabato. Pronto? Come sta andando? Non è qui. Forse non verrà. È sbagliato sperare che se ne sia dimenticato. Perché sei così nervosa? Perché il mio fidanzato mi ha appena comprato un nuovo laptop ed ora sono seduta in un ristorante ad aspettare un altro uomo. Rilassati. È solo un pranzo, non un appuntamento. Vero? È qui, devo andare. Scusa il ritardo. Ciao. Sei così... Avete prenotato? Abbiamo questo. Sai una cosa? Credevo di avere il mio, ma non è così, quindi buon pranzo. No, sono sicuro che non è importante. È importante? Certo che no. Non è un appuntamento. Scusa? Cosa? Qui il cibo è fantastico. Sai, tu mi hai stupito in qualche modo. Non capisco perché mai una donna come te possa essere tanto insicura. Una donna come me cosa significa? Sei molto intelligente, sei molto, molto divertente e sai di essere divertente, il che ti rende ancora più divertente. Nessuno mi ha mai definita divertente prima. Credo tu sia una forza. E sei davvero bella. E mi fai un certo effetto. Credo che quando due persone hanno qualcosa in comune, questo aiuti a scrutarsi dentro più facilmente, sai... Voglio dire... Tu sei l'ultima persona con la quale immaginerei di avere qualcosa in comune. Ah, davvero? Siamo entrambi molto intelligenti, ad entrambi piace essere popolari. Tu sei più bella di me. E poi abbiamo problemi con i nostri padri. Io no. Sul serio? Marilyn ci ha guidato proprio lì e tu non vuoi ammetterlo. Beh, io lo ammetto, ho dei problemi con papà. Tuo padre era duro? Duro, sì. Brillante. Appassionato. Quindi qual è il problema tra di voi? Noi litighiamo soltanto, quindi non parliamo. Hai mai pensato di usare un approccio diverso con lui? Di che tipo? Hai mai pensato di abbracciarlo? Scusami, hai appena detto che dovrei abbracciarlo? Uh-huh. È chiaro che tu non l'hai mai incontrato. No. No. Ma pensaci per un secondo, la prossima volta che lui andrà... In modalità d'attacco? Invece di fare il suo gioco, cerca di aggirarlo. Con un abbraccio? Sì, un vero abbraccio, uno metaforico, ogni tipo di abbraccio tu voglia. D'accordo, lo aggiungerò al mio compito. È una buona scelta. Sei libera sabato mattina? Vuoi affrontare tuo padre nel weekend? Non lo infastidirebbe? Lui non parte nel weekend, non lo ha mai fatto, quindi siamo a posto. Cosa mi dici di te? C'è una conversazione che vorresti avere con un certo senatore alla quale io possa presenziare? No, sarebbe una conversazione leggera e semplice, quindi non è lui il mio compito. Ok, cosa mi dici di Edward? Edward, cosa intendi con Edward? Beh, ogni volta che spunta fuori il nome di Edward ti agiti un po', quindi pensavo... che magari c'è qualcosa che non stai affrontando con Edward, tuo cugino di secondo grado. No, come ho detto in passato, e spesso io non ho nessun problema con Edward. E poi, comunque, ora lui è partito per la settimana bianca. Wow! Allora il nuovo rene funziona, eh? Sì, quel lato della famiglia ha una fantastica capacità di recupero. Ah, bene. E invece la tua parte? Sai, io non volevo dirtelo, ma non mi sto sentendo molto bene da qualche minuto. Probabilmente dovrei andare. Posso darti un passaggio a casa? No, ho la mia auto. Esiste davvero un Edward?
Tu credi che io mi sia iscritta ad un corso per la gestione dei conflitti e che poi abbia cambiato idea e mi sia inventato un parente? Sì, perché tu sei una di quelle persone che non ha il coraggio di ferire i sentimenti degli altri. È un bel pensiero questo, ma non è per niente vero. Scusa. E mi serve qualcuno che possa spiegarmi questa equazione di Venere contro Marte. Sono così stanco di cercare di interpretare questo codice. Ero a pranzo con una donna molto attraente, molto interessante e intelligente. E anche se non era un vero appuntamento, tecnicamente cominciava a sembrarlo. E ci scambiavamo qualche battuta carina. Lei mi fa qualche domanda e io le faccio qualche domanda. E bam! All'improvviso, lei inventa di sana pianta una scusa palesemente falsa e scappa via. Forse qualcuno conosce un'app del sesso opposto che possa spiegarmi tutto questo? Vi prego, chiunque, cosa ne pensate di questo balletto fra i sessi? Ascoltatore, sei in onda. Illuminami, per favore. Pronto? Sei in onda, ma non per molto ancora. Sono Jody. Jody Bellarusa. Benvenuta, ciao. La tua voce è familiare. Beh, sai, chiamo spesso. Ok, e cosa ne pensi di questo discorso? Ecco, sai, è difficile gestirti, sei molto diretto e anche se ammirevole potrebbe impaurire certe persone. Alcune cose sono personali e private, forse dovresti imparare a tenere certe domande per te. Magari è questo che pensava quella persona quando ha deciso di andarsene. Lia? Sei tu? No, chi è Lia? Lia, se hai qualcosa da dirmi puoi farlo. Sono tutto orecchi. Stiamo tutti ascoltando. Jody? Lia? Ok. Sì. Jody Bellarusa, presumo. Cinco Dublin. Felice di conoscerti. Cosa ci fai qui? Abbiamo un compito da svolgere questa mattina. No, non è vero, dobbiamo, oggi. Quindi possiamo andare ora, prima che cambi idea. Possiamo andare? Aspetta, no. Sono scalza. Jody Bellarusa, perché continui a chiamarmi in radio sotto falso nome? Sono forse qualcuno con cui hai paura di confrontarti? No. Io suppongo che sia perché, come Lia Townsend, dico e faccio sempre la cosa giusta e da te non voglio dire la cosa giusta. Sei arrabbiato? Ascolta, il mio pubblico ha avuto un assaggio della soap opera che è la mia vita. Gli ascolti sono alle stelle e il mio produttore vuole che diventi un elemento fisso. Cosa? Io non posso, stai scherzando? Sto scherzando. Sei pronto? E tu? È molto importante che lavoriamo insieme. Voglio che tutto sia sincronizzato. Lo voglio entro la fine della settimana, d'accordo? Certo, sì. Grazie. Bene. Questa sì che è una sorpresa. Oh no, credo che questa sia una cosa che tu debba fare da solo. Certo, potrei venire con te. Salve, sono Lia. Lieto di conoscerti, ma mio figlio mi ha davvero colto di sorpresa con questa nuova imboscata. Imboscata? Imboscata? Un figlio non può passare a salutare suo padre senza avere un ulteriore motivo? Un figlio può passare per caso, ma tu non lo fai mai, non lo fa mai. L'ultima volta che è passato è entrato qui come una furia, accusandomi di aver sabotato il suo show alla radio. Infatti hai sabotato il mio programma. Hai chiamato in diretta e ha distrutto tutto il mio discorso. Si chiama dibattito. Cerca su Google. Mi dispiace.
Ok, ascolta, ho un aereo per Boston tra un'ora. Che cosa vuoi? Parlare. Bene. Di quale argomento? Nessuno. Solo, sai, parlare. Una conversazione leggera. Noi non facciamo conversazioni leggere. È vero. Sai, lo sapevo, questa è una perdita di tempo. Sì, per essere un pezzo grosso che ha costruito la sua carriera sul parlare in continuazione, tu sei troppo silenzioso. Quindi cosa ne dici se facciamo finta che tutto questo non sia accaduto e andiamo avanti con la nostra giornata? Lia, sì, voglio presumere che tu sia nella posizione di spiegarmi cosa stia accadendo qui. Beh, signore, io penso di essere qui per ricordare a Cinco che certe cose non si possono evitare per sempre. Cosa che... Oh, bene. Ok, siamo a posto. Ti voglio bene, papà. Grazie per avermi sempre incoraggiato ad essere un uomo migliore. Grazie davvero. Vieni qui. Ti voglio bene anch'io, figliolo. Non hai detto una sola parola in 6 isolati. Questo deve essere una specie di record per te. Non avrei potuto farlo senza di te. Io non ho fatto niente. Voglio dire, tu l'avresti affrontato, chiunque fosse stato il tuo partner. Sì, ma tu hai avuto l'idea di abbracciarlo. È stata l'idea giusta. Guardi la vita da una prospettiva davvero unica. Non tutti lo sanno fare, ma dovrebbero. Si tratta di essere onesti. Ehi, sai che ti dico? Abbiamo una missione oggi. Con chi sei in conflitto? Andiamo ad affrontarlo adesso. Pronto? Lia, tutto bene? Ciao, sì, sto bene. Perché? È sabato ed è mezzogiorno. Oh, santo cielo, il pranzo. L'hai dimenticato? No, ma certo che non me ne sono dimenticata. Ma ho dimenticato... Dove sei? Non hai letto la mia email? Lascia perdere, te la invio di nuovo con l'indirizzo. Appuntamento? Sì, con la mia editrice. Questo libro mi sta consumando. Ecco, devo andare. Grazie ancora, Lia. Davvero. È stato un piacere. Sono davvero contenta che sia andata per il meglio. Faremo la mia cosa presto. Devo solo capire dove andare. Oh, no. Brutte notizie? Oh, no. Scusa, ciao. Ah, ciao. Bentornata. Grazie, ma a dire il vero non siamo mai stati qui. Wow, come hai ottenuto un tavolo qui? Ho tirato qualche filo attraverso l'università. È troppo, avevo pensato a qualcosa di diverso. Non potrebbe essere più diverso. E hai ordinato degli hors d'oeuvre. Non so che cosa siano, ma era la cosa più difficile da pronunciare. Edward... Sembri agitato. Cosa succede? Io devo parlarti e se non lo facessi subito, io potrei perdere la calma. Ok. Io, Lia, non posso più uscire con te. Ciao, papà, mamma, cosa ci fate qui? Lia Townsend, vuoi sposarmi? Va tutto come dovrebbe. Edward, non so cosa dire. Devi soltanto dire sì. Sì? Prego, sedetevi. Sì, scusate. Tutto quello che ho da dire è era ora.
Tu sei l'uomo perfetto per Lia, figliolo, dico sul serio. Oh, grazie, signore. Lia, ci divertiremo così tanto a pianificare il matrimonio. A che data stavate pensando? Mamma, ho appena... A dire il vero, questa è una cosa di cui vorrei parlare con tutti. La mia bisnonna compirà 98 anni quest'anno e non c'è cosa che le piacerebbe di più che essere presente al nostro matrimonio. Sfortunatamente è stata molto male quest'anno e... Beh, se per te va bene, Lia, potremmo sposarci per il suo compleanno. È molto galante da parte tua, Edward. Fra 3 settimane. Molto presto, ma... Non vedo nessuna ragione per cui non potremmo farcela, vero Douglas? Ma fra 3 settimane mancano solo 3 settimane. Tu dimmi solo dove e quando e penserò io a organizzare. Grandioso. Beh, ok, sembra che abbiamo 3 intere settimane. A Lia Townsend, che sarà la mia bellissima sposa, tra 3 settimane. Prendiamo. Jean. Sei sicura? Sì. Tesoro, è il primo che hai provato. Lo indosserò una volta sola. È questo che lo rende speciale. Andremo al centro commerciale. Ognuno di voi acquisterà dei prodotti per diversi motivi che sono elencati nel biglietto nella vostra busta. Va tutto bene, Lia? Sì, sta bene. Sì, perché sembra che preferiresti essere dal dentista piuttosto che affrontare un conflitto oggi. Sarebbe così bello in questo momento. L'obiettivo di questo esercizio è quello di far fronte ad una situazione imbarazzante con grazia e dignità. È qui che la cosa si fa eccitante. Forza, andiamo! Ok, scusatemi. Salve, vorrei restituirlo. Ho deciso che è troppo costoso. Ha deciso ora che questo è troppo costoso? Esatto, non posso permettermelo. Beh, se fosse danneggiato potrei capire. Ma questo è un negozio costoso, ovviamente. Lo capisco questo, ma sa una cosa? Quella camicetta non vale $200. È una William Rust. Non mi importa se è fatta di oro massiccio. Forse non dovrebbe fare acquisti qui se non può permettersi. È un'idea molto saggia. Sheila, eccone un'altra. Potrebbe andare a chiamarmi il direttore? Non serve. Ecco i suoi soldi. Sheila, non è l'intero importo. C'è una tariffa per la riesposizione. Ok. Consideri la piccola come riesposta. Ok, Lia, tesoro. È solo un esercizio e tu sei sul punto di perdere sia la grazia che la dignità. Mi dispiace. Ho fatto un terribile errore. No, non ci sono errori in questo corso. Si basa tutto su come ci sentiamo. No, davvero, sul serio. Non sono stata onesta. Non sono stata onesta con nessuno di voi, direi, per niente. Questa non me l'aspettavo. Nemmeno io. L'avevo detto che aveva dei problemi. Questo è un esempio di come perdere la propria dignità e grazia quando il tuo fidanzato da 2 anni ti chiede di sposarlo e tu rispondi sì, quando in realtà davvero non hai idea di cosa provi per lui, per niente. Edward? Sì. Edward ed io stiamo insieme da 2 anni. Mi hai iscritta lui a questo corso, solo me. Lui è il finto cugino con la malattia ai reni. Ho inventato tutta questa storia perché non volevo che voi sapeste che ero stata incastrata e non potevo andarmene perché non volevo deluderlo. Quindi, naturalmente, lo sposerai. Mi dispiace, ma dovete scusarmi perché ho un matrimonio da organizzare. Tu
Non avresti dovuto chiamarmi ieri per decidere un orario per scegliere delle partecipazioni? Scusa, mamma. Sono stata molto occupata con il libro e altre cose. Tu ti stai nascondendo. L'ultima volta che l'hai fatto è stata quando hai cambiato corso. Da scienze politiche a storia dell'arte, ed avevi il terrore di dirlo a tuo padre, quindi... questa volta? Niente, proprio niente. Solo che sei arrivata mentre mi stavo schiarendo le idee. Beh, tesoro... magari anche io devo schiarirmi le idee. Cosa vuoi dire? Cos'è che non va? È qualcosa tra te e papà? Non te l'ho mai detto prima, ma io uscivo con un altro quando ho conosciuto tuo padre. Lui era molto carino, simpatico, studiava medicina, mio padre lo adorava. Ma l'unico problema era che io no. Mi piaceva e pensavo che probabilmente ci saremmo sposati, sembrava inevitabile. Ma poi... poi sono andata ad una festa del primo anno e ho incontrato questo deciso e saccente studente dell'ultimo anno che aveva il cuore lanciato verso una carriera precaria in politica. Papà! Fatto infuriare più di qualcuno, credimi. Ma non ho mai rimpianto la mia decisione. Perché era proprio questo, mia cara. La mia decisione. E spesso faccio le cose come vuole tuo padre, ma solo per mia scelta. Quindi tu e papà siete molto felici. E... quello che voglio che tu capisca è che io sono molto felice nella mia vita. Ma questo non significa che tu debba fare la stessa cosa per essere felice nella tua. Dovrei pensare che chiunque altro sia più intelligente e abbia più talento di me. Eccellente. Io farei il prossimo giro, se per voi va bene. Bentornata. Ammetto di avere bisogno di voi. Mi trovo in una situazione impossibile. Sto andando avanti verso questo matrimonio perché non riesco a fermarmi. Non voglio ferire Edward e non voglio mettere in imbarazzo mio padre. Non riesco nemmeno a deludere la mia editrice. Va bene, Lia. Va molto bene. Devi tirare fuori tutto quanto. Ok, allora insegniamo un confronto immaginario. D'accordo, io sarò Edward. No, lo farò io. Bene, allora quando ti sentirei pronta, Lia, tu parla solo con il cuore. Edward, dobbiamo parlare. Si tratta del nostro matrimonio? Sì. Non posso sposarti. Perché no? Tu sei gentile e meraviglioso, ma noi non siamo fatti l'uno per l'altra. Stiamo insieme da 2 anni e te ne sei accorta solo adesso. Sì, mi dispiace. Ma quando cominci a pensare a tutto il resto della tua vita, vuoi assicurarti di stare con la persona giusta. Che tipo di persona è quella giusta? Qualcuno che riesca a vedermi per quella che sono veramente. O almeno che sia disposto a scoprire chi sono davvero. Perché mi hai mentito? Ti ho detto della storia del rene. No, lo sapevo che era una farsa fin dal primo giorno. E ho pensato che fosse divertente. Parlo del fatto che Edward sia il tuo fidanzato. Ho spiegato il perché all'intera classe. Dopo aver svolto il mio compito insieme, credevo che avessimo raggiunto un certo livello di fiducia. Io ti ho aperto il mio cuore.
Tu non mi hai aperto il tuo. Probabilmente è perché non sono il tipo di persona che ha il coraggio di ferire qualcun altro. Ok, ok, Lia. Ora sei pronta ad ammettere con chi temi confrontarti di più. È tuo padre? È Edward? Quella persona è qui. Non eri al corso ieri. Non va contro l'ordine del tribunale? Ti sono mancato? Sono venuta a ringraziarti per quello che hai fatto. Mi hai fatto capire determinate cose e ho finito il mio libro. Magnifico. È grandioso. Ora puoi concentrarti sul matrimonio. So che sembra assurdo, ma io non riesco a smettere di pensare a te. Hai parlato con Edward? Io e te ci conosciamo da troppo poco tempo. Quindi mi stai dicendo che comunque ti sposerai, oppure vuoi sapere se io e te abbiamo una chance prima di rompere con lui? Non è giusto. Sembri un acrobata sulla fune. L'acrobata che arriva dall'altra parte sa di non avere bisogno della rete. Io non sarò la tua rete. Lia, che bella sorpresa! Edward,
A volte ho bisogno di indossare un vestito rosso. E a volte ho bisogno di ordinare i pancake fiammeggianti. Ok? No, ma non è ok. Perché quando provo a farlo ti metto in imbarazzo. Va tutto bene? Sì, ma devo parlarti. Allora, Lia, il team commerciale ha letto il manoscritto revisionato e, molto francamente, li hai delusi. Quello che hai scritto, secondo loro, non venderebbe. Ora, questo mi mette in una posizione scomoda perché i proprietari della Flora Book mi stanno pressando per chiudere il tuo contratto. Preferisco non avere un contratto che pubblicare un libro che non mi rispecchi. E sono disposta ad indebitarmi per rimborsare l'anticipo. Ma a parte le direttive aziendali, solo tra te e me, cosa ne pensi del libro, onestamente? Onestamente? Onestamente penso sia uno dei più sorprendentemente originali e commoventi che abbia letto da anni. Sei una grande scrittrice, Lia. Grazie. Ti sono immensamente grata per tutto quello che hai fatto per me, ma sì, devo rispettare quello che per me è veramente importante, quindi se ne vuoi annullare l'uscita, io me ne andrò. Non così in fretta. Dimentichiamoci del settore commerciale. Accetto la sfida. Facciamo a modo tuo. A dire il vero, ho un'idea per un nuovo libro. Ce l'avete fatta. Congratulazioni. Glenda, Robert, congratulazioni. Vorrei solo che potessimo recuperare le ore perse a discutere. Partiremo per la nostra prima crociera, quindi è un inizio. Molto bene, ed ora... Ernie? Grazie, ho avuto un aumento. Fantastico, ben fatto. Carol? Io? Mi sono iscritta ad un corso di canto. E Lia, congratulazioni. Grazie. E il mio libro uscirà il mese prossimo, ma volevo che prima voi vedeste a chi è dedicato. La mia vita da zerbino, di Lia Townsend. A Marilyn e a quel gruppo di sconosciuti che sono diventati amici fidati. Questo libro non esisterebbe senza di voi. Spero sia un gran successo. Beh, è questo il punto. Potrebbe essere un flop e scomparire senza lasciare alcuna traccia. E se dovesse accadere, piangerò e mangerò torte per un mese. Ma almeno sarà totalmente e completamente mio. Vedi, il problema è più ampio di quanto sembra. Ciao. Tornerò per aiutarti ad incartare il cibo per la festa dei miei genitori. Hai visto la lista dei bestseller di questa settimana? No, cerco di non preoccuparmi di quelle cose. Beh, qualcuno deve farlo. È salito di 2 posizioni dalla settimana scorsa. Ce l'hai fatta. Grazie, Kate. Sì, invece, mamma. A me piace condividere con le persone. Qualcosa faccia a faccia. Adoro sapere cosa fanno i miei amici. Oh, scusami, posso spegnere? Non preoccuparti, tranquilla. Ci vediamo dopo. Diciamo a qualunque cosa. Aspetta un secondo. Credo ci sia una cosa sulla quale potremmo essere d'accordo, ok? Ed è che parlare è ancora la migliore forma di comunicazione. Assolutamente, ma non mi serve. Per vecchio e primitivo che sia. Non mi serve un emoticon quando posso guardarti in faccia. Ok, ok, hai ragione, è questo il punto. Meravigliosamente spiegato da mio padre, grazie. Un uomo dallo spirito generoso e saggio e che fa un barbecue micidiale. Ok, sai che ti dico? Ti riporterò qui, papà, e parleremo di... Ah, mi stai cacciando. Ti piace il mio stile? È stato davvero bello averti finalmente ospite al mio show. Piacere mio. Sono Cinco Dublin, tornate domani e parleremo. Salve. Salve. Grazie. Ah, Barbara. Sì. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Salve.
dedica per mio figlio. Sì, grazie. Sì. Grazie. Cosa ci fai tu qui? Beh, ho appena finito di leggere il tuo nuovo romanzo e sono così commosso che ho bisogno di un tuo autografo. Ti sei commosso? Davvero, mi ha commosso, soprattutto il finale. Davvero? È strano perché lei non sposa il ragazzo alla fine. Esatto, quindi è libera di incontrare il ragazzo che la ama davvero nel sequel che scriverai. Allora, dipende da me. Beh, perché non mi inviti a bere un drink e così potremo parlarne? Se mio padre ti vedesse... Cosa diavolo ci fa lui qui? Douglas, la tua pressione. Ok, papà, ok. Mamma, va tutto bene. Papà, ciao, papà. Vorrei presentarti Cinco Dublin. Sì, lo so chi è. La domanda è che cosa ci fa in casa mia. Sta con me. Aspetta, tu sei amica di quest'uomo? A dire il vero, lui è qualcuno di molto speciale per me e per questo vorrei che tu gli dessi una chance. Speciale? Perché me l'hai tenuto nascosto, allora? Probabilmente temevo che non avresti approvato. Tu credi di aver bisogno della mia approvazione? Sì, è così, è davvero così. Ma se non approvi, resteremo insieme comunque, quindi... E perché non dovreste? Sei un'adulta, tesoro. Voglio solo che tu sia felice. Comunque non concorderemo mai su molto, ma se tieni a mia figlia... Credo dovremmo imparare ad andare d'accordo. Lo apprezzo molto, signore. E io tengo davvero molto a lei. Bene. Bravo. Voglio solo dire quanto sia orgoglioso di te, e non solo per il successo ottenuto dal libro che hai scritto, o per la splendida donna che sei, ma perché... Posso dirti grazie di essere mia figlia. Oh. Alia. 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 Signore, potrei dire due parole? Grazie. Dovete sapere che i miei nonni sono stati sposati per 75 anni. E l'amore che hanno condiviso è qualcosa che io ho passato la maggior parte della mia vita a cercare. La verità è che l'amore non si può evitare. Ci si può nascondere da lui. Che sia la famiglia o il matrimonio, l'amore ti trova. Mio nonno si è proposto a mia nonna dopo sole 2 settimane di conoscenza. Ora, probabilmente non sarai ancora pronta ad una proposta, ma io ho una domanda. Lia Townsend, vorresti per favore essere la mia fidanzata? No! Sì, voglio essere la tua fidanzata. Questo è un appuntamento. Vuoi ballare? No. Solo un secondo, dai. Remembering every thought of you picks me up, helps me to get through the day. I got to find a way and tell myself it's gonna be okay. Your magic smile chases my blues.